C'è quel signore che ci sta guardando brutto. Hanno chiamato la pula, andiamo. La polizia dietro. Voi poi avete passato la finanza come pazzi. Ma io l'ho sprizzionata in prima, me la stavo mettendo a cappello. Uè. Ma questo è realmente in mezzo alla strada. Ale! Oh, si sono urtati. Ma mi piace come camminate, ragazzi. Oh, eri rimasto davvero. E ragazzuoli, bentornati sul canale. Oggi, cioè sto in giro da stamattina. E il video che avete visto quando siamo arrivati, ancora non ci siamo lavati. Sono nelle stesse condizioni di prima. Però adesso gireremo un cosa vuol dire guidare a Cagliari. Non siamo più a Napoli. Già parto col dirvi che rispettano tutti quanti lo stop, le precedenze, ed è una cosa bellissima questa. Ma qua ragazzi, se non ci inseriamo piano piano, secondo me... L'ho chiuso il gas, l'ho chiuso questa volta, l'ho chiuso il gas. Perché a Napoli questi posti non ce li abbiamo? Seconda, terza. Oh, ha slittato la frizione, brutto, brutto. Mi devo fermare. Ha slittato la frizione. Brutta, brutta, brutta come ha slittato. Valentino, siamo in Sicilia, siamo in Sardegna. Ti ricordo che se bruci la frizione c'hai altri 5 giorni di viaggio, quindi basta. Mi sta slittando la frizione, basta. Ah? Mi mancava poco proprio. Sì, il problema di fondo, sai qual è di questa? Che quando vai nel punto di equilibrio, no, nei due lati. Ce l'ho già basse. Cioè, capito? Ci devi lavorare tanto. Direzione McDonald's. Pausa paninino. Qua vedete, bisogna fermarsi ragazzi, dare la precedenza. Però fino a un certo punto, perché poi se vi buttate tutti quanti vi comporta la napoletana. Sì, però dammi il tempo. E cazzarola. Uè. Non ti sei fermato però. Noi ci fermiamo. Vaffanculo. Ha detto. Che bello che ci avvisiamo su tutto. Così si cammina in gruppo, ragazzi, avvisando qualsiasi possibile ostacolo. Best stop. Penso Napoli, molto simile. Ma gli altri li abbiamo persi. Tutti gli altri. Ma io che cazzo ne so, scusa. Diritti così? No ragazzi, poi devo lavorare io. Quindi mi serve libero, tutto libero. Siamo in troppi qua. Ma qua ci lasciano parcheggiare così, pensi? Ci caccio. Andiamo all'altro mecca. Buonasera. Bella per la municipale. C'è la polizia dietro. Lo so, ho visto. Che bisogno c'era di mandarci via? Boh. Attento, andiamo. Guardatelo ragazzi, col 54 tempi. È troppo bello. No. Oh, si sono urtati. Qua siamo vicino Pirri. Sì. Mi ricordo. Mado, quanto puzza. Destinazione mare. E ti vengo a cercare. Sto fumando la banda, ma sera. La trasformiamo in mezzo da enduro, che dite? C'è quel signore che ci sta guardando brutto. Non so chi è, però continua a fissarci brutto. Mamma mia.
Qua giù l'ho sfrizionata in prima, me la stavo mettendo a cappello. In prima da fermo l'ho sfrizionata. Me la stavo per mettere a cappellino. Mi sono cagato sotto. Mi sono cagato sotto. Mi sono cagato sotto. Ah, se ne sono andati! Che ero lì, hanno chiamato sicuramente e sono andati via. Andiamo via? Sì, ho visto che stava guardando. Se ci vogliamo spostare, spostiamoci, ragazzi. Bravo, se no siamo ci fermi un po'. Certo, per ora mi fermo. Quindi ci fermiamo un po'? Andiamo a Calamosca direttamente. Vogliamo andare a Calamosca. Vogliamo andare a Calamosca direttamente, ci spostiamo. Perché poi se vengono, capito? Senza che ci facciamo rompere il cappio. Ho fatto tutta l'asse a 50. Ho il motore che sta friggendo. Ale, vieni a Calamosca, la facciamo là allora, se non ti dispiace. Hanno chiamato la pula, andiamo. Ha perso contro il TM. È tutti clean, ragazzi. Stasera andiamo a mangiarci una pizza. Sicuramente non sarà come quella napoletana, però vi farò sapere com'è. Cosa? Con le scarpe? Sì. Armata, mai preso l'abitudine con gli stivali. Lo facciamo stasera il pieno alle moto o domani mattina? Domani. Poveri, si rimane a sapere. Domattina. Come siete? Per che cosa? Per i chilometri. Ma sono pochi. 1000 chilometri per me. Totali, in 3 giorni. Oh, noi una domenica nostra normale, 650-700 chilometri facciamo. E alla fine, totale, una giornata. Noi partiamo alle 7 di mattina, torniamo alle 9-10 di sera a casa, che abbiamo fatto 700 chilometri. Mi piace come camminate, ragazzi. E figuratevi nelle curve durante il viaggio. Qua non è a chi parte prima, a chi fa gare. Impegniamo, corriamo, ma ognuno con i propri spazi, ragazzi. Ma questo è realmente in mezzo alla strada, lo stanno anche bussando. Ah, sta con le cuffie. Non se ne è accorto nemmeno. Che elemento, stava con le cuffie in mezzo alla strada. Later. Siamo fatti una bella doppia con gli abbaglianti della stradale dall'altra parte, per quello che io ho tarellato come un drago. Ma voi poi avete passato la finanza come pazzi, siamo visti. Io ho pinzato di brutto e mi sono cagato addosso. Ma quella era la stradale che ha fatto i fari? No, fra, era la stradale, questa. Ah, la locale. Quello che dopo che ha fatto i fari, il pilota prende il telefono e fa. Pronto, sì, questa già è meglio. Fra, con quell'alzo piano ormai. Ma qua possiamo fare un po' di casino. Vai, 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 sei il padrone, sei il padrone. Si può. C'ho la frizione che si sta bruciando, secondo me. La sfriziono troppo piano. Mi devo comprare un motard, perché sennò non sarò mai soddisfatto nella vita. Perché con questa moto non mi posso divertire negli spazi piccoli. Sforza troppo la frizione. Later. Simo, dobbiamo fare benzina, sta Ale, sta proprio a secco, a secco, a secco. Ok, mo ci fermiamo, Ale. Ale. Poveri, si rimasta a bere. Adesso pure ne ha pigliato. Simo, vogliamo fare un attimo la strada. Gli si è spenta la moto. È rimasta a piedi, si è rimasta. La mia riserva fa 27 km. Però 27 km cammanan. Ragazzi, ma il 2 ci siete tutti quanti? Perché noi adesso ci ritiriamo, che domani mattina dobbiamo partire. Io sono in viaggio da ieri, quindi abbiamo dormito sì e no 3 ore scarse. E siamo in moto a fare, a dire, quindi siamo veramente distrutti. Se voi vi fa piacere, penso che organizziamo qualcosa al 2 e il 3. Ragazzi, allora vi diamo la buonanotte. Ci andiamo a fare un po' di curve per la Sardegna. Poi vedrete i video. Qua si può impennare, qua! Sì! Abbiamo sfogato un po'. Pure io, a me si sta bruciando.